all'interno del Circolo Wood, un luogo che fa parte storicamente della Casa del Popolo, ma che da qualche anno cerca di riproporre alla popolazione di Arona delle attività e dei momenti per ritrovarsi e per riunire proprio le varie anime della comunità in un luogo in cui possano trovare modo di esprimersi. Il Circle Wood nasce ormai da una decina d'anni fa, dopo che una norma del regolamento comunale vietava l'accattonaggio. Da questa situazione nasce un po' la reazione di alcune delle associazioni della società civile, che hanno un luogo di relazione. Così nasce per la prima volta, attraverso questa rete di 16 associazioni, un luogo dove si dà da mangiare in maniera gratuita a tutte le persone che in qualche modo non possono neanche permettersi un pasto. All'interno della rete esiste la realtà della Caritas, in Arona si chiama Centro Molinari, è un punto di ascolto in cui queste persone normalmente si recano per fare delle richieste e in collaborazione con gli assistenti sociali si valuta quanti buoni pasto possono ricevere per mangiare qui gratuitamente. Il ristorante solidale è aperto dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14. E ospita generalmente circa 25 persone. Con l'ottica che questo sia un luogo di incontro e quindi dove si può andare ad avere una prima relazione con queste persone, dove oltre ad aiutarle a dargli un pasto caldo, sono nate poi tutta una serie di iniziative, quindi quelle per la casa e per tutto il resto anche degli altri servizi sociali che possono aiutarli a vivere una vita più dignitosa, tant'è che infatti il nome della rete di associazioni si chiama Rete Non Di Solo Pane. Inizialmente che cos'era qua dentro? Era una casa del popolo, come ce ne sono in tante altre città. Da questa casa del popolo, che in quel momento era praticamente disabitata, si mettono insieme delle associazioni perché decidono di rispondere a questo problema della povertà. Si riesce a vincere un bando, in quel caso della Fondazione Cariplo, con il quale si riescono a ristrutturare gli spazi e si riesce a far partire la comunità. Oltre alla rete Non Di Solo Pane, il cuore diventa la parte serale, perché questo è un luogo con una grande sala concerti, una bella sala concerti rispetto ad un comune piccolo, qual è quello dell'Aronese. Poi si incomincia a trasformare un pochino il luogo, arrivano altre associazioni, arrivano altre realtà e da lì incomincia una trasformazione venuta in particolare da 2 anni fa per ricreare un luogo che diventasse più accogliente per tutte le realtà che già l'abitavano e in particolare di tutte quelle associazioni che avevano già una loro comunità e quindi avevano bisogno di un loro spazio per farli ritrovare. Quindi la nascita è stata un po' questa, tema della povertà e tema dell'accoglienza e della comunità all'interno. Gli spazi all'interno del circolo sono organizzati, c'è una parte di accoglienza bar e ristorante, c'è una parte che si chiama, abbiamo inaugurato l'anno scorso, si chiama Family Café, perché è proprio una parte in cui i bambini possono giocare, è attrezzata con giochi, colori, carta per disegnare, colorare. Quello spazio è anche utilizzato per altre iniziative, eventi più strutturati. Dietro alla parte dei bambini c'è una sala più grande che viene utilizzata per proiezioni o concerti. Nell'ultimo periodo ci sono anche le associazioni che hanno deciso di non ritrovarsi più in altri punti di Arona, ma alla mattina fare le loro riunioni qui nella sala e poi fermarsi e contribuire al ristorante. La cosa bella è che le cose incominciano ad accadere non tanto perché chi sta qua dentro le pensa, ma perché per chi è da fuori incomincia a plasmare lo spazio rispetto alle loro esigenze. Per me l'Italia
l'Italia che cambia e vedere ragazzi, adolescenti che si affacciano all'età adulta, credere veramente nei loro sogni e cercare di realizzare i propri desideri. Per me l'Italia che cambia è guardare lontano insieme, e quindi quando penso a un'Italia che cambia, penso a un'Italia che si rincontra per davvero faccia a faccia, che prova a prendere delle decisioni insieme però. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.